La settima edizione della festa regionale del Pulcino si è tenuta anche quest'anno all'Isola d'Elba nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio. Un evento sportivo, quello organizzato a livello regionale dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che da anni vede protagonista l'Elba e i suoi comuni. Erano circa 1800 i partecipanti di quest'anno, con team arrivati da tutta la Toscana. Lo spettacolo era cominciato già sul porto di Portoferraio all'arrivo dei partecipanti. Radunate delle compagini con le loro scuola calcio è sempre un bel piacere per l'avvenire di questi ragazzi. Direi che sono più le soddisfazioni delle preoccupazioni. Okay, allora in bocca al lupo alla squadra Rufina. Ciao! Crepi! Cinque le società sportive elbane che hanno partecipato all'evento: Campese 1969, Audace Isola d'Elba, Progetto Giovani Isola d'Elba, il Rio Marina e la Polisportiva Capoliveri. Spettacolo assicurato ai giovani campioncini in erba che con impegno, serietà e bravura hanno dato vita ad incontri di calcio nei campi sportivi elbani nel corso della domenica. La professionalità degli accompagnatori ha fatto il resto. Si viene qui all'Elba con tanti bambini per non vincere niente, ma per il gusto di stare insieme, festeggiare e far rendere conto anche a chi è sul continente quali sono i sacrifici per poter svolgere l'attività per chi sta su un'isola. Beh, oggi però è un giorno di festa, è la costola sana del nostro calcio, quella che è qui stasera, perché c'è solo passione, c'è solo entusiasmo, non c'è tifo, ma c'è solo una grande passione. Emozionante ed esaltante è stato il momento della cerimonia di apertura che si è tenuto al Carburo, lo stadio Antonio Lupi di Portoferraio. Qui era anche allestito uno stand per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico Mayer di Firenze, grazie alle rappresentanti elbane del Nicco Fans Club. E a testimonianza della sensibilizzazione verso questo problema sta la cifra raccolta dalla vendita di magliette, cappellini e gadget. Sono stati infatti raccolti circa 1600 euro. Arrivati come da tradizione in corteo, i rappresentanti di ogni delegazione sono sfilati in campo di fronte agli spalti mai così gremiti dello stadio. Dopo le formalità di rito ed il saluto delle autorità, un bellissimo spettacolo pirotecnico con suoni e luci di grande attrazione offerto dalla Napoleon Elba ha strappato applausi a scena aperta a tutti i partecipanti, dando modo così agli organizzatori elbani di poter esprimere la propria ospitalità ai massimi livelli.